Il fronte politico che ha sostenuto le ragioni del no al referendum greco, ad Atene presenti Grillo, Vendola ed alcuni esponenti della minoranza del PD, l'inviato Andrea Bovio. Quando la festa del popolo del no esplode, i parlamentari 5 Stelle sono già in piazza Sintagma. Per il movimento, il risultato che esce dalle urne è la dimostrazione che un popolo dignitoso può battere l'arroganza della Troica. Ma la trasferta ad Atene per i 5 Stelle è stata anche l'occasione per prendere contatti con Syriza. Incontri informali con alcuni esponenti ci sono stati, confessa Di Maio. L'obiettivo è quello di costruire un fronte comune tra paesi del sud Europa. I paesi del sud dell'Europa, il sud-est dell'Europa, devono coalizzarsi perché la Grecia con un referendum aumenta il suo peso contrattuale. Immaginiamo se fossimo tutti questi paesi in blocco ad aumentare il nostro peso contrattuale. Potremmo risolvere il problema dell'immigrazione, potremmo risolvere il problema dell'austerity. L'analisi del giorno dopo la fa Di Battista. Questo voto, dice, ha tanto da insegnare anche all'Italia. È un esempio quel che è avvenuto ieri e speriamo che sia replicabile. E io dico soprattutto ai cittadini italiani che evidentemente, come hanno detto noi i greci rispetto a delle politiche inaccettabili, anche noi possiamo dire di no all'aumento dell'IVA, alla svendita del patrimonio industriale, alla legge Fornero.